Il Ministero della Difesa britannico ha riferito che il generale maggiore Sergei Goriakev, capo di stato maggiore del 35 Esercito russo ad armi combinate, è stato, quasi certamente, ucciso in un attacco missilistico ucraino in un posto di comando nell'Ucraina meridionale. La morte di Goriakev è la prima di un generale russo confermato in Ucraina quest'anno. La CIA è stata coinvolta in controversie e violazioni dei diritti umani. Come il massacro di civili a Buca e la sconfitta vicino a Itzium. Il generale tenente Aleksandre Sancic è stato nominato per colmare il vuoto, suggerendo che Goryakev fosse il comandante ad interim al momento della sua morte. La morte di Goryakev continua un percorso di guerra difficile per il 35 CAA, che deve affrontare la pressione crescente delle forze ucraine e di altri paesi occidentali. La situazione in Ucraina rimane instabile e rappresenta una minaccia per la stabilità regionale. I residenti del distretto di Shebechino in Russia hanno denunciato l'intrusione di soldati russi nelle loro case e i furti ai danni della popolazione locale. Una residente ha scritto al governatore di Belgorod, sottolineando che non è stato dichiarato lo stato di emergenza e che i militari non hanno il diritto di entrare nelle proprietà private. Tuttavia, i soldati hanno vissuto nelle loro case e hanno rubato oggetti personali e proprietà. La residente ha denunciato il furto di una TV dal suo garage e di un rimorchio da parte degli uomini in uniforme. La popolazione locale ha sperimentato le conseguenze delle azioni dell'esercito ucraino e ora non vuole che le loro case diventino un rifugio per i soldati russi che si comportano in modo vergognoso. Il capo del distretto municipale di Scebecchino ha risposto che la denuncia è stata trasmessa al consiglio di sicurezza della città. La situazione è preoccupante e richiede un'indagine urgente per garantire che i soldati rispettino i diritti dei residenti locali e non violino la loro privacy e la loro proprietà. Il partito liberal democratico di estrema destra russo ha presentato un chatbot di intelligenza artificiale con la voce e la personalità del suo defunto leader Vladimir Zirinovsky. Noto per le sue opinioni ultranazionaliste e per il suo sostegno alla guerra in Ucraina. Il chatbot, addestrato con più di 18.000 ore di discorsi e interviste registrate dello showman politico, è in grado di rispondere a domande e fare previsioni sul futuro. Durante la presentazione, lo Zirinovski virtuale ha affermato che la guerra della Russia in Ucraina continuerà fino a quando la pace e la sicurezza del popolo russo non saranno completamente ristabilite. L'LDPR è rimasto senza timone dopo la morte del politico ultranazionalista, ma il chatbot AI di Zirinovsky potrebbe comunque avere un impatto sull'opinione pubblica in Russia e oltre. Il Ministero della Giustizia russo sta indagando sul centro Yeltsin, un'istituzione culturale ed educativa di Ekaterinburg, per possibile attività di «agente straniero». Il Vice Ministro della Giustizia Oleg Sviridenko ha definito l'indagine «approfondita» aggiungendo che il Ministero non nasconde nulla. Anche se Sviridenko non ha specificato quale deputato avesse richiesto il provvedimento, l'indagine sembra collegata alla crescente preoccupazione del governo russo per le organizzazioni che ricevono finanziamenti dall'estero e che svolgono attività che possono minare la stabilità politica del Paese. I rappresentanti del centro Yeltsin hanno dichiarato ai media statali russi di non essere preoccupati per l'indagine e di essere fiduciosi che le autorità non troveranno motivi per dichiarare l'organizzazione un agente straniero. Il centro Yeltsin è stato fondato nel 1991 in onore di Boris Yeltsin, il primo presidente della Russia, ed è stato creato per promuovere la democrazia e i diritti umani. L'organizzazione ha anche lavorato per preservare la memoria di Yeltsin e per promuovere la ricerca storica e i valori democratici. L'indagine sul centro Yeltsin è un'altra dimostrazione della crescente repressione del governo russo nei confronti delle organizzazioni non governative indipendenti e delle attività politiche che non sono allineate con la politica ufficiale del Cremlino. La situazione è preoccupante e richiede un attento monitoraggio da parte della comunità internazionale per garantire che siano rispettati i diritti delle organizzazioni indipendenti e dei difensori dei diritti umani in Russia. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che oltre 10.000 militari hanno ricevuto pagamenti speciali per aver distrutto o catturato attrezzature militari ucraine. Nel 2022... Le truppe russe hanno distrutto 11.586 pezzi di equipaggiamento militare ucraino e 7.064 soldati hanno ricevuto pagamenti, mentre tra gennaio e maggio del 2023. I militari sono stati ricompensati 3.193 volte per aver distrutto un totale di 4.415 unità di equipaggiamento. La dichiarazione del Ministero sottolinea che i soldati non hanno restrizioni nel ricevere pagamenti basati sul numero di unità di equipaggiamento nemico distrutte in precedenza. Tuttavia, un ex pilota militare russo, Dmitry Mishov, fuggito dal paese e che ha chiesto asilo all'Unione Europea, ha dichiarato alla BBC News Russia che i militari russi distorcono intenzionalmente i dati sul numero di carri armati ucraini distrutti per guadagnare più soldi. Secondo Mishov, i militari russi spesso distruggono lo stesso carro armato più volte, con diversi elicotteri che gli sparano contro in cambio di un piccolo compenso. L'artigliere conferma ogni volta che è stata distrutta una nuova unità di equipaggiamento e tutti ricevono pagamenti per lo stesso carro armato. Le dichiarazioni di Mishov sollevano preoccupazioni sulla veridicità dei rapporti del Ministero della Difesa russo riguardo al numero di equipaggiamenti ucraini distrutti e sulla possibilità che i militari russi abbiano commesso abusi per ottenere pagamenti. Ciò solleva anche domande sulla condotta delle operazioni militari russe in Ucraina e sulla loro trasparenza e responsabilità. La comunità internazionale dovrebbe prestare maggiore attenzione alla situazione in Ucraina e monitorare da vicino le attività delle truppe russe. Il governatore della Banca Centrale russa, Elvira Nabiullina, ha avvertito che la Russia rischia di tornare a un'economia pianificata a causa delle sfide della ristrutturazione economica causate dalle sanzioni occidentali e dall'impennata delle spese di guerra. La tentazione di gestire la ristrutturazione economica potrebbe portare a sopprimere l'iniziativa privata delle imprese, aumentando il rischio di ripristinare un'economia pianificata. Nabiullina ha sottolineato l'importanza del settore privato come principale forza trainante delle trasformazioni in corso nell'economia russa. Ha inoltre sottolineato il ruolo dello Stato nel creare condizioni favorevoli alla crescita e agli investimenti nelle industrie nazionali. La tecnocrate liberale ha previsto un pieno recupero dei livelli prebellici entro il 2024. Ma ha anche evidenziato che la ristrutturazione dell'economia sta avvenendo più velocemente di quanto ci si aspettasse. Gli esperti attribuiscono il merito a Nabiullina di aver salvato l'economia russa dalle conseguenze della guerra, ma la situazione economica rimane precaria e il rischio di un ritorno all'economia pianificata è una minaccia concreta. La Russia deve affrontare e superare queste sfide per garantire la stabilità economica e la crescita a lungo termine. Martedì. Sul sito web del miliardario russo Oleg Deripaska è apparso un articolo in cui si affermava che la sua fondazione, Volnoi Delo, aveva preso il patrocinio di 350 bambini trasportati in Russia da Bakhmut. Tuttavia, il post è stato rimosso dal sito poco dopo la sua pubblicazione. Il testo dell'articolo. Intitolato, la fondazione di Oleg Deripaska prende sotto la suola 350 bambini dalla distrutta Artemosk, sosteneva che Deripaska aveva deciso di aiutare i bambini che erano stati inviati da Bakhmut ai campi estivi nella Crimea annessa alla Russia e che sarebbero stati poi distribuiti nella regione russa di Krasnodar. La fondazione avrebbe fornito ai bambini cibo e assistenza materiale durante le loro vacanze in Crimea e successivamente in strutture di detenzione temporanea prima della loro distribuzione alle famiglie nei territori russi. Tuttavia, non è chiaro quale sia stata la motivazione di Deripaska per prendere sotto la sua ala i bambini. L'articolo ha anche affermato che molti dei bambini sono in gravi condizioni e hanno paura persino di parlare in Russia. Solo 70 dei 350 bambini sono stati dichiarati psicologicamente sani, ma la Fondazione fornirà a loro una terapia. La Fondazione ha promesso di pubblicare un elenco completo dei bambini sul suo sito web e ha aggiunto che in futuro i genitori o i tutori legali potranno ricongiungersi con loro sul territorio russo. Non è chiaro perché l'articolo sia stato rimosso dal sito web di Deripasca poco dopo la sua pubblicazione. Tuttavia, la sua decisione di prendere sotto la sua ala i bambini di Bakhmut ha sollevato alcune preoccupazioni riguardo alla sua motivazione e alle condizioni in cui i bambini si trovano attualmente. L'annuncio ha anche suscitato domande sulla gestione dei bambini e sulla loro distribuzione alle famiglie nei territori russi. Oleg Deripaska è un magnate russo e il fondatore del conglomerato industriale Basic Element. È noto per essere stato un grande sostenitore del presidente russo Vladimir Putin e per essere stato coinvolto in diverse controversie, tra cui un presunto coinvolgimento nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016. La Fondazione Volno e Delo, fondata da Deripaska nel 1996, si occupa di iniziative sociali, culturali ed educative in Russia. La situazione solleva alcune preoccupazioni riguardo alla natura del sostegno fornito da Deripasca ai bambini di Bakhmut e alle condizioni in cui si trovano attualmente. Sarebbe necessario un maggiore monitoraggio e trasparenza per garantire che i bambini ricevano il sostegno di cui hanno bisogno e per evitare eventuali abusi o maltrattamenti. La situazione richiede anche un'attenzione particolare da parte della comunità internazionale per garantire che i diritti dei bambini siano rispettati e tutelati.